Sull'origine della miniera non si hanno dati certi. Alcune tradizioni la riferirebbero ai tempi dei Romani ed anche degli Etruschi, ma le testimonianze certe risalgono ai tempi della Repubblica Fiorentina, durante i quali la miniera iniziò ad avere qualche profitto. Comunque, i lavori più antichi non erano molto estesi né in superficie né in profondità. Gli antichi cunicoli e pozzi, aperti nella roccia diabasica a forza di punteruoli o picconcini, prima dell'avvento della polvere pirica, non esistono più e sono sepolti sotto gli immensi scarichi della roccia sterile, escavata dal 1827 in poi. Le testimonianze della miniera, quello cioè che noi oggi possiamo vedere e visitare, sono quindi lavori di escavazione effettuati dopo tale data. I minerali che si ricavano dalla miniera di Montecatini sono prevalentemente i 3 solfuri di rame, calcopirite, erubescite e calcosina. Benché la miniera non sia stata, per sua fortuna, molto acquifera, furono rintracciate diverse sorgenti potabili. La principale fu incontrata con la galleria di scolo del quinto piano, e nel 1852 fu condotta all'esterno per realizzare una fontana di utilità pubblica, costruita lungo la strada comunale a circa 1 chilometro dal paese. Un'altra sorgente fu incontrata al primo livello, un'altra ancora sotto al quinto piano, nella discenderia principale, che fu utilizzata per i bisogni degli operai. Anche al 7° piano fu trovata una sorgente relativamente abbondante. La temperatura media delle gallerie è di circa 25 gradi, ma si può arrivare anche a 37-40 gradi in base alla profondità e soprattutto alla quantità di aerazione. Le gallerie principali venivano solitamente aperte nelle rocce dure e resistenti, in quanto si evitavano armature e sostegni. A volte, però, era necessario realizzarle in rocce disgregate. In questo caso venivano rivestite con armature in legno, in ferro o anche in muratura. Le armature in ferro potevano essere impiegate in rocce disgregate, ma non nei filoni argillosi, in quanto risentivano moltissimo dell'umidità che le sformava e le contorceva in tempi abbastanza brevi. Così pure, in questi tipi di filoni, non poteva essere utilizzato il legno, che con l'umidità rigonfiava e si rompeva quasi subito. La struttura più duratura nei filoni argillosi era quindi in muratura, che, seppur deteriorabile anch'essa, poteva resistere più di 10 anni senza necessitare di alcuna manutenzione. Tutte le gallerie principali erano collegate al pozzo di estrazione e munite di strada ferrata per agevolare il trasporto del materiale scavato. Le ordinarie, se non praticate in rocce solide, erano munite, solitamente, di armature in legno. Queste venivano realizzate per lo più in pino e si componevano di 2 pezzi verticali, chiamati candele o puntelli, di un pezzo superiore incastrato nei primi, il cappello, e di un altro inferiore, il banchino, che serviva da sbarra ai 2 laterali. La sezione di queste armature era a forma di trapezio, venivano collocate alla distanza di circa 1 metro l'una dall'altra ed erano rivestite con tavole di cerro e di quercia. Le discenderie e i camini erano realizzati, se possibile, nelle rocce dure, e se questo non era attuabile, venivano rivestiti in muratura. Il pozzo principale, Pozzo Alfredo, che serviva per l'estrazione del materiale scavato, perforava in parte la roccia dura e compatta, in parte il filone ed in parte gli scisti argillosi. Nella roccia dura non aveva armatura se non quella relativa al trasporto dei bennes, ovvero dei mastelli, per l'estrazione del materiale e dell'acqua, mentre era armato in muratura nei tratti che attraversavano i filoni argillosi. I piccoli pozzi che servivano da tramoggia di scarico o da aerazione erano solitamente armati in legname se non dovevano avere molta durata, diversamente erano rivestiti in muratura. Le tramogge consistevano in una specie di secondo pozzo realizzato vicino a quello principale e con esso comunicante all'estremità inferiore mediante un breve tratto di galleria inclinata. Il materiale che proveniva dalle varie estrazioni di un piano arrivava alla stanza del pozzo tramite vagoncini o carrette e veniva quindi scaricato nelle tramogge che fungevano da serbatoio potendo contenere parecchi metri cubi di materiale. L'estrazione si effettuava tramite Pozzo Alfredo, il quale attraversava tutti i piani della miniera ed era in comunicazione con ognuno di essi.
Una stanza presente a ciascun piano, presso il pozzo, serviva a ricevere il materiale scavato. Nella maggior parte dei casi, queste stanze erano provviste di tramogge. Per vuotare una tramoggia, erano necessari due mastelli d'estrazione. Mentre uno veniva riempito all'interno della miniera, l'altro si vuotava alla bocca del pozzo. Nonostante già all'epoca si fosse consapevoli che questo sistema non era uno dei più produttivi, venne tuttavia mantenuto in quanto impiantato già da tempo e comunque sufficiente alle esigenze della miniera stessa. Un mastello conteneva circa mezzo metro cubo di materiale e poteva essere caricato, percorrere il pozzo ed essere vuotato in circa 6 minuti. Quando il mastello arrivava in superficie, per mezzo di un congegno automatico, si rovesciava e scaricava il materiale all'interno di un apposito vagone che veniva spinto, in base al contenuto, alla tramoggia della laveria o agli scarichi delle materie sterili. Gli operatori venivano avvisati del movimento della macchina d'estrazione tramite tocchi di campana. Un tocco significava arrestare immediatamente la macchina. Due tocchi abbassare il mastello. Tre tocchi alzarlo. Quattro tocchi avvisavano che erano state caricate persone e quindi era necessario procedere con più prudenza. Una suonata a distesa significava che era terminato il lavoro ad un dato piano e quindi il macchinista doveva effettuare le manovre necessarie per cambiare piano. Gli avvisi più importanti si trasmettevano dall'interno all'esterno della miniera e viceversa tramite biglietti che viaggiavano nei mastelli. Il motore impiegato per l'estrazione era una macchina a vapore della forza di 25 cavalli ed alimentata da due caldaie a bassa pressione. Queste caldaie funzionavano alternativamente per 3-4 mesi ciascuna. Per il loro funzionamento era utilizzato il legname. I sistemi di escavazione adottati in questa miniera erano sostanzialmente due, per mezzo di camini e per taglia a sezioni. Con il primo sistema, l'estrazione avveniva nel modo seguente. Dopo aver constatato la ricchezza del filone per mezzo di una galleria orizzontale, si praticavano dei camini inclinati seguendo l'andamento del letto o del tetto del filone, in modo che fossero distanti fra loro circa 10 metri. Realizzati i camini per un'altezza di 10-12 metri, ovvero circa la metà di un piano, veniva scavata una galleria che, partendo da un camino, raggiungeva quello successivo. Così facendo si mettevano in comunicazione due camini e si iniziava l'estrazione del minerale. Si procedeva quindi a riempire la galleria scavandone un'altra al di sopra e così di seguito fino al completo sfruttamento del filone compreso tra i due camini. A volte questo sistema veniva usato in senso inverso, iniziando cioè l'estrazione dall'alto e proseguendo quindi a realizzare le gallerie verso il basso. Il materiale necessario ai riempimenti si ricavava dai vicini lavori di ricerca e di estrazione presenti allo stesso livello o ai livelli superiori. Il secondo sistema, ovvero per taglia a sezioni, è il seguente. Dovevano essere aperte delle gallerie orizzontali che tagliassero il filone nel senso della sua potenza, ovvero dello spessore. Terminata una sezione, si procedeva al riempimento e quindi all'escavazione a fianco della prima, e così via fino al completo esaurimento di quel filone. Effettuata l'estrazione al piano, si iniziava, con il solito sistema, un'altra galleria sottostante, per un'altezza di circa 2 metri, realizzando strutture di sostegno in legno affinché i materiali di riempimento non potessero cadere nelle gallerie da aprire inferiormente. L'estrazione del minerale veniva effettuata con i cosiddetti picconi a due punte quando la roccia era facilmente scavabile, mentre si utilizzavano mine e cunei quando la roccia era particolarmente dura e compatta. Gallerie, pozzi ed estrazione. La prima ricerca importante fu iniziata con un pozzo che seguì, all'inizio, l'inclinazione del giacimento, per poi divenire verticale, onde facilitare l'operazione di estrazione.
Questo pozzo, denominato Luigi, raggiunse il livello del quinto piano e servì all'estrazione del materiale e dell'acqua mediante un maneggio a cavallo fino al 1855, epoca in cui fu inaugurato un secondo pozzo che fu chiamato Alfredo, che iniziò a funzionare con la macchina a vapore. Prima del 1837 la profondità della miniera era poco più di 90 metri al di sotto della bocca del pozzo Luigi. A tutto il 1837 la miniera era divisa in 5 piani o livelli. Primo piano, Galleria Luisa, che è l'attuale piano d'ingresso, a 16 metri sotto la bocca del pozzo Luigi. Lo sviluppo di questa galleria era di 720 metri. Secondo piano, Galleria Francesca, metri 3. Lo sviluppo era di 280 metri. Terzo piano, Galleria Provvidenza, metri 54. Lo sviluppo era di 560 metri. Quarto piano, Galleria Santa Maria, metri 65. Lo sviluppo era di 870 metri. Quinto piano, Galleria Orazia, metri 80. Lo sviluppo era di 300 metri. Lo sviluppo totale delle suddette gallerie era di 2730 metri. Lo spazio occupato da esse in proiezione orizzontale, nella direzione del filone, est-ovest circa, è di 300 metri e di 100 metri nel senso della sua potenza o spessore da nord a sud. Al lavoro delle gallerie devono essere aggiunti i pozzi, i camini, le discenderie e le escavazioni propriamente dette. I pozzi erano in totale 6. Pozzo Luigi, pozzo di estrazione con maneggio a cavalli, con profondità di 67 metri. Pozzo Giacomo, denominato Pozzo Alessandro, antico pozzo riescavato ed approfondito fino alla Galleria Costanza del secondo piano, che costituiva il principale recupero d'aria, con profondità di 69 metri. Pozzo Albino, dalla Galleria Santa Maria al di sotto della Galleria Orazia, utilizzato come immagazzinamento delle acque, con profondità di 27 metri. Pozzo Orazio, dall'omonima Galleria Orazia serviva per aerazione, con profondità di 15 metri. Pozzo Sebastiano, inclinato secondo l'andamento del tetto del filone, venne aperto all'affioramento del giacimento che esisteva presso la macchina d'estrazione. Incontrò il primo concentramento del minerale, con profondità 28 metri. Pozzo Granduca, fra le gallerie Luisa e Provvidenza, oltrepassando il livello di quest'ultima, incontrò il più vasto concentramento di quei tempi, con profondità di 42 metri. La profondità complessiva dei vari pozzi è di 248 metri. Dal 1838, dopo una precedente diminuzione dell'attività estrattiva, i lavori ripresero con intensità e furono spinti a profondità maggiori. Nel gennaio dello stesso anno furono intrapresi i lavori per la nuova galleria di scolo della Macinaia e quindi di Maria Antonietta e, come si è detto, nel 1855 il nuovo Pozzo Alfredo soppiantò il vecchio Pozzo Luigi. Dal 1838 al 1856, anno in cui la galleria di scolo Maria Antonietta venne messa in comunicazione con il centro della miniera, ovvero in 18 anni, furono effettuati lavori di scavo per soli 1313 metri. Gli scarsi mezzi a disposizione e le difficoltà incontrate sono la spiegazione di questo lento avanzamento. Nel 1860 la miniera raggiunse il suo massimo. La produzione di minerale, che nel 1838 era di circa 210 tonnellate, arrivò ad oltre 3000 tonnellate. Nel 1869 la produzione iniziò a diminuire e andò sempre più scemando. Venne infatti detto che la miniera era esaurita. Nel 1874, con l'aiuto dei vecchi caporali e sorveglianti della miniera, fu possibile rintracciare i filoni abbandonati o non completamente esauriti. Nel febbraio del 1883, dopo un ennesimo passaggio di mano dell'amministrazione della miniera, questa volta a favore del signor Batta Serpieri,
fu deciso di intraprendere lavori di scavo che portassero adeguati profitti. In particolare, al quinto piano fu realizzata la Galleria Augusta, sul filone principale, ma quest'ultimo si rilevò molto piccolo e poco produttivo. La Galleria Anna, scavata sul medesimo filone tra il quinto e il sesto piano, si rivelò invece molto più fruttuosa. Al sesto piano, la Galleria Olga, sempre sullo stesso filone, fu ancora più favorevole. Al settimo piano, con la Galleria Buturline, venne messa in comunicazione la regione di San Demetrio con la vecchia miniera. I lavori, però, vennero sospesi, in attesa che nuove opere venissero approntate per l'estrazione delle acque trovate durante lo scavo della galleria. Venne inoltre realizzato il pozzo di aerazione Serpieri, che metteva in comunicazione le gallerie Seconda di Ramante ed Anna. Nel 1888 fu realizzato il pozzo Rostand con l'aiuto di macchine perforatrici ad aria compressa partendo dalla superficie del suolo. Tale pozzo, che si trovava quasi nella parte centrale del giacimento, fu costruito sostanzialmente per raggiungere il nono piano ed estrarre le acque mediante una pompa e quindi effettuare nuove ricerche nella regione di San Demetrio. Complessivamente, cioè dalla superficie al nono piano, il pozzo Rostand misura 255 metri. Si può concludere questa breve, sicuramente non esaustiva presentazione della miniera di Montecatini Val di Cecina segnalando alcuni numeri. A tutto il 1889 sono stati scavati 1593 metri di pozzi principali, 2512 metri di pozzetti da eraggio, 6000 metri di discenderie e camini e 35.350 metri di gallerie principali.